Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti. Siamo nella sala del Consiglio di Palazzo Tursi e già questo è un motivo. Già questo dice che abbiamo voluto mettere la sala a disposizione del Salone Nautico e soprattutto dei cittadini di Genova e di tutti i genovesi, perché questa è proprietà dei cittadini genovesi e non deve rimanere chiuso ma deve rimanere aperto, deve rimanere a disposizione di tutti. A maggior ragione delle cose importanti come il Salone Nautico. Questo è il mio primo Salone Nautico come sindaco, in realtà io di saloni nautici ne ho visti molti, forse circa 20 o 25, adesso non mi ricordo bene, ieri ho cercato di contarli ma non me lo ricordo. Io andavo a Salone Nautico che avevo 11 anni assieme a mio fratello e entravamo col mio papà, poi mio papà andava a fare certe cose, io e mio fratello ci intrufolavamo a vedere tutte le barche e penso che i proprietari e concessionari e agenti non fossero così contenti di vedere due ragazzi che andavano a vedere tutte le barche in assoluto, però quella per me è stata già un primo incontro col Salone, con una cosa assolutamente internazionale, con una cosa grandiosa che per noi di Genova è sempre stata la manifestazione più bella di tutto l'anno. Chi viene al Salone a vedere le barche abbia anche l'opportunità di vedere una bella e una grande città. E viceversa, chi viene a vedere la città abbia anche l'opportunità di vedere un bel salone, non solo la bella barca ma anche la bella città. I grandi cambiamenti si vedono anche da alcuni dettagli e io non credo, Marco, che sia un dettaglio essere ospitati in questa sala di questo comune oggi e non è un dettaglio quello che hai appena detto di tutto quello che stiamo costruendo intorno a questo salone. Io credo che sia davvero un salone di svolta questo, è un salone di svolta perché arriva spinto sulle ali di dei numeri che forse nessuno si aspettava in questa sala per i rispettivi settori, arriva sull'onda dei numeri che quest'estate, questi primi 7 mesi dell'anno ha segnato questa città, quasi 3 milioni di turisti, un incremento che nessuno, forse neppure noi che ci abbiamo creduto tanto e abbiamo investito tanto, si aspettava in questi livelli di consenso, è anche la punta di un iceberg di un percorso che vuole essere non solo la settimana del Salone Nautico, ma vuole essere un modello di sviluppo per questa città con cui, con Edoardo, con gli amici di Uccina, con tutto lo sviluppo economico stiamo lavorando da tempo perché si possa creare intorno a questo momento così importante, un momento di sviluppo per tutto l'anno, dove questo settore, che in Liguria ha gran parte della sua produzione di eccellenza, diventi effettivamente e costantemente e quotidianamente un punto di riferimento dello sviluppo economico di questa città. Infine, una notizia, siccome durante il Salone Nautico c'è anche una regata, io mi sono offerto di andare sulla barca del sindaco a fare il mozzo, diciamo, coinvolto anche Edoardo, che è esperto di montagna, di mare, non so quanto ne sappia, ora abbiamo bisogno ancora di alcuni volontari. Se l'anno prossimo ci fosse un vuoto istituzionale molto pesante per questa città, non è colpa mia e di Edoardo, che abbiamo già dichiarato, ma del comandante della barca, che sarà Marco. Comunque speriamo di tornare a riva sani e salvi, in bocca al lupo a tutti. Stiamo cavalcando un'onda molto positiva e la novità vera, quando tu mi chiedi qual è la novità, la novità vera sono loro. E la verità, perché il rapporto che abbiamo oggi con le istituzioni è totalmente ribaltato, non si è modificato, è stato ribaltato rispetto al passato e questo fa cambiare. C'è il nostro sforzo, ma uno sforzo controcorrente non porta i risultati che invece vedrete a questo salone, vi anticiperemo oggi alcune news, ma le vivrete tra meno di un mese. E io desidero ringraziare singolarmente e anche come gruppo le istituzioni locali perché hanno in modo efficace affrontato le nostre problematiche, ci hanno supportato economicamente e anche, come vedete, con tutta una serie di interventi che faranno diverso questo salone. E c'è anche una ragione in più per cui li ringrazio, è che le istituzioni locali oggi riconoscono il valore dell'organizzatore del Salone di Genova, che è Uccina. Lo dico adesso con grande tranquillità, perché altrimenti in passato sarebbe stato considerato una polemica. Non c'è più polemica, perché non abbiamo bisogno di farla, ma noi abbiamo vissuto momenti in cui l'attività di Uccina, in quanto organizzatore del Salone, sembrava uno scandalo.
perché era l'associazione, non era un ente terzo. Io vi dico una cosa con grande sincerità, proprio perché si riferisce al passato quello che è successo. Negli anni 2011, 12, 13, 14, forse non più 15, il Salone senza Cina non si sarebbe organizzato.